Io... Scusate, per fortuna non vi è successo nulla. Sto tornando da una serata con gli amici e deve avermi preso un colpo di sonno. Non mi sono reso conto di come stavo guidando. So solo che ad un tratto ho visto un bagliore fortissimo davanti a me e non ho capito di cosa si trattasse. Ma è stato proprio grazie a quella luce forte che mi sono svegliato di colpo. E sono riuscito ad evitarvi. Ok, Antonio. È stato un piacere dirigerti per la grande disponibilità che hai dimostrato, perché la disponibilità è il primo grande vantaggio dell'attore. Perché essere a disposizione del direttore, quindi avere la possibilità, come dire, di aprire la mente per incarnare il carattere che deve andare a recitare, è la cosa più grande, è il modello più importante a cui un attore dovrebbe ispirarsi. E tu hai dimostrato questo. Sei stato bravissimo. Dylan è il personaggio che ti calza perfettamente. Grazie ancora e benvenuto nel cast di Life. Grazie, grazie a te Alex per le belle parole, per l'opportunità che mi hai dato di far parte di questo grande cast del doppiaggio, perché ci sono dei nomi di doppiatori famosissimi all'interno di questo audio movie, quindi sono veramente eccitato per questa partecipazione. Ti volevo lanciare un ultimo messaggio che hai visto? Insieme ce l'abbiamo fatta. Life, il primo film senza immagini. La realizzazione di una colonna audio dove l'immaginazione è la grande protagonista in grado di proiettare ciò che non vedrai. Pensavo questo di te l'altra sera e sono stato tentato di chiamarti. Film senza immagini, perché l'emozione la vivi ascoltando. Cosa stai facendo? Fammi uscire! No! Life, con le voci più famose che hai conosciuto al cinema e in TV. Vede John, io ci sono già passato per situazioni come questa. Mi dispiace, ma io non mi fermerò. Life, il primo film senza immagini. Chiudi gli occhi e vedrai. Filmsenzaimmagini.net